Sabato 18 luglio 2015 siamo a Gioia del Colle, siamo davanti all'ingresso della banca di credito cooperativo di Sant'Eramo in Colle che apre, anzi rinnova il look della vecchia sede. La vecchia sede era in via Roma, invece noi ci troviamo in via Celiberti, dove tra qualche minuto sarà tagliato il nastro di questa nuova sede. Adesso la visiteremo insieme, entreremo in questa storica banca, non solo di Sant'Eramo, ma anche della filiale di Gioia del Colle, che esattamente luglio 1993 apriva anche qui a Gioia del Colle una sede. Ci sarà sicuramente tanta gente oggi per questa inaugurazione. Noi ci spostiamo all'interno, abbiamo così l'incontro con il presidente, il dottor Costante Leone. Luglio 1992, luglio 2015, ancora Gioia del Colle, in uno spazio più ampio. Tra poco sarà tagliato il nastro di questa sede prestigiosa, in questa città federiciana, legata sia culturalmente che come dire, come storia di un territorio, a Sant'Eramo. Il presidente, come sempre, molto orgoglioso di queste nuove aperture, ma soprattutto di questo allargarsi. In un momento di crisi sembra quasi una cosa strana, perché insomma tutti fanno dei passi indietro, invece la banca di credito cooperativo fa ancora dei passi avanti, come un buon padre di famiglia. Sì, grazie per gli auguri. E in effetti a luglio del 92 inauguravamo la filiale di Gioia del Colle in uno spazio qua a 100 metri da questa nuova sede. Dopo 23 anni avevamo ritenuto opportuno migliorare la qualità dei locali e migliorare la qualità dei servizi alla nostra clientela. Abbiamo individuato questo bellissimo sito e stasera siamo qua ad inaugurarlo. E sì, di strada ne è stata fatta tantissima in questi 23 anni e Gioia meritava sicuramente una location più bella ed eccoci qua stasera. È centralissima, siamo, per chi conosce questa città, vicini alla strada principale di Gioia del Colle e veramente a due passi dallo storico liceo classico di Gioia del Colle, che è una pietra miliare nella storia del territorio. Qui abbiamo anche la sede centrale, la stanza dei bottoni dell'istituto bancario e come vedete è sempre molto bella anche vederla e questo legame è quasi indissolubile, anzi è indissolubile, come indissolubile anche il luogo dove siete allocati, Gioia del Colle, il castello. Esattamente, nelle ultime filiali che abbiamo inaugurato in questi anni, noi sempre rappresentiamo la nostra sede centrale storica di Sant'Eramo, che è il palazzo sicuramente più prestigioso che abbiamo nel nostro comune di Sant'Eramo, e in omaggio alla città che ci ospita, evidenziamo sempre uno degli elementi più belli che caratterizzano il paese. Nel caso di specie a Gioia del Colle abbiamo sicuramente il castello che è molto ben rappresentato con questa gigantografia. Presidente, le sedi le vogliamo ricordare quali sono, anche in ordine di tempo, la prima nata e poi via via le altre. Suo papà ha visto nascere quante, poi lei quali? Beh, allora, mio padre ha sicuramente fondato la sede storica di Sant'Eramo, che prima era ubicata che per chi ricorderà, io non ero ancora nato quando la banca fu costituita, erano piccole sedi nel cuore del centro storico di Sant'Eramo. Poi ci siamo trasferiti nel 1985 nella sede centrale prestigiosa nel Palazzo di Santo qui di Sant'Eramo. Poi nel 1989 abbiamo aperto la filiale di Matera, che è stata la prima in assoluto della nostra banca. Nel 1992 siamo venuti a Gioia del Colle, nel 1994 abbiamo aperto la filiale di Altamura, poi nel 2002 la filiale di Gravina, nel 2007 la terza, nel 2010 Ruvo di Puglia. La mia prima filiale come presidente è stata la terza nel 2007, poi nel 2010 abbiamo inaugurato la filiale di Ruvo e nel 2014 l'ultima nata di Corato.
insomma, un bellissimo percorso che si basa soprattutto sulla solidarietà che come banca riuscite anche a sostenere. E poi un po' i numeri, sono numeri importanti, quanti soci, ecco, per esempio. Allora, i numeri sono di tutto rispetto, oggi la banca amministra masse davvero interessanti, abbiamo una raccolta complessiva di oltre 420 milioni di euro, abbiamo degli impieghi per 240 milioni, abbiamo un patrimonio di oltre 70 milioni, diciamo sono numeri di tutto rispetto per una banca di credito cooperativo e lo stesso fatto di avere 9 filiali testimonia come la nostra attenzione è sicuramente rivolta a tutto il territorio murgiano, espandendoci negli ultimi anni anche nel Nord Barese, dove stiamo facendo molto bene. I soci complessivamente sono oltre 1200, esattamente 1300 e quindi, come dicevo, i numeri negli ultimi anni ci hanno dato ragione su tutte, con le nuove anche aperture che abbiamo, le ho appena accennato testé. Quale di queste sedi, tutti i figli sono uguali, però insomma c'è qualche sede che, ecco, eccelle in maniera diversa, se ci può anche dare sì. Una mappa geografica di quella che è la Banca di Credito Cooperativo di Sant'Eramo. Allora, grazie al cielo tutte le filiali lavorano benissimo, ci saremmo preoccupati del contrario. Diciamo il comune che amministra dopo la sede centrale di Sant'Eramo, la filiale che amministra più masse è sicuramente Altamura, vista anche la peculiarità del suo territorio, ha stretto contatto con Altamura a Matera, dove stiamo lavorando in maniera splendida, soprattutto con Matera 2019, lo dico con l'orgoglio di presidente di Sant'Ermano. Oltre il 60% di tutte le attività commerciali nei Sassi sono sponsorizzate dalla BCC di Sant'Eramo. Sono la solidarietà, sono come quasi tutti i nostri clienti. E questo è il primo bancomat che sarà insediato nei Sassi tra 20 giorni, sarà della BCC di Sant'Eramo, in un comune che presenta 25 banche. Sono motivi di grande gioia e di grande soddisfazione. Non dimentichiamo che poi la banca di Matera fu costruita da suo nonno. Sì, diciamo il palazzo si fu costruito tanti anni fa. Un po' di storia. Sì, tanti da mio nonno, appunto. Quindi che faceva il costruttore. Un legame indissolubile, incredibile. Ecco, che cosa si pone, gli obiettivi prossimi? Lei, come ho detto, come presidente è molto dinamico, molto attivo. So che sono tantissime le richieste che arrivano sul tavolo, di associazioni culturali, associazioni di volontariato, associazioni sportive. So che lei le prende tutte in considerazione, so che anche quello è un bel lavoro. Ma sì, perché noi con orgoglio sottolineiamo sempre che tutta la raccolta del nostro territorio, quindi della gente del nostro territorio, la redistribuiamo nel territorio di competenza della banca e quindi i nostri denari non vanno sicuramente al nord, non vanno da altre parti ed è giusto che vengano spesi e ridistribuiti alla gente che ci fa richieste sulla nostra zona. Anche sotto forma di aiuti al volontariato, alle associazioni sportive, le associazioni che hanno a che fare con i disabili, con la gente più bisognosa, e questo lo sottolineiamo sempre con notevolissimo orgoglio. E questa era l'occasione giusta anche per ricordarlo. Gli obiettivi prossimi, so che lei non si ferma mai e quindi sicuramente sta pensando ad altro. Diciamo che questo è il momento del rafforzamento della banca sempre di più dal punto di vista organizzativo, perché crediamo e credo fermamente che l'organizzazione e i controlli siano fondamentali per poter sempre fare meglio nel futuro. Questo vale per tutti, a maggior ragione per una banca. E nel nostro piano strategico che abbiamo appena licenziato è previsto nel prossimo triennio un'altra apertura di un'altra filiale. Probabilmente quella avverrà nel Nord Barese, perché la scia ormai è quella, perché siamo la banca di riferimento più importante a livello di credito cooperativo nel territorio che va da Bari fino a Foggia. Quindi come banca che ha più numeri e più elementi da far valere, sicuramente il Nord Barese rappresenta un territorio di sicuro interesse per noi tutti.
Benissimo, la sua mission espansionistica, noi le facciamo sicuramente tanti auguri di continuare. Grazie. Così, e se vuole salutare i suoi tanti, come dire, correntisti e chi magari decide di essere anche un nuovo correntista, cliente della sua. Sì, diciamo oggi come banca abbiamo numeri anche interessanti da questo punto di vista, perché abbiamo oltre 27.000 clienti tra Sant'Eramo e tutte le filiali dove operiamo, un numero sicuramente molto molto interessante. Colgo l'occasione per salutare tutti quanti e ringraziarli della fiducia che ripongono nella nostra banca e nei nostri ragazzi. La banca ha un filo conduttore, la luce, lo spazio, e sono gli spazi ben suddivisi. Anche questa nuova sede, appena traslocati, avete appena cambiato da domani, insomma da lunedì, ci sarà qui e qui in via Ciliberti la nuova filiale di Gioia del Colle della Banca di Credito Cooperativo di Sant'Eramo. Come dicevo, è molto ampia, appena siamo entrati è una sensazione di grande respiro. Ce la vuole descrivere quanti metri quadri in tutto, Presidente, e come è suddivisa? Allora, la filiale è composta da oltre 8 stanze, complessivamente su una superficie di circa 300 metri, quindi abbiamo gli spazi per renderla vivibile, per renderla fruibile e godibile anche da parte della nostra clientela e dei ragazzi che ci lavorano. Infatti, come avete potuto notare, c'è molta luce, molta luminosità, e gli ambienti che sono luminosi aiutano sicuramente a tutti quanti a lavorare molto meglio. Poi c'è la direzione. La direzione, poi c'è la stanza del vice direttore, ci sono i due cassieri che sono ubicati proprio nello spazio antistante la porta d'ingresso, e ci sono degli altri locali per il capo area e per le stipule dei vari notai. Grazie. Siamo con il direttore di filiale, la vedo emozionato perché evidentemente questo trasloco l'ha impegnata abbastanza. Lei e il direttore si chiama? Carlo Milano. Carlo Milano, di Gioia del Colle. No, sono di Sant'Eramo. Sì. E quanto tempo vi ha portato via questa nuova, la scelta anche di una nuova sede più spaziosa, immagino, rispetto a quella di Via Roma? Allora, diciamo che era stato messo in preventivo il cambio, diciamo, della sede, quindi della filiale, già da oltre 2 anni. Si attendeva più che altro la scadenza contrattuale del vecchio locale, e quindi in procinto del cambiamento si è passati alla nuova sede circa, si sta lavorando da circa 6-7 mesi, quindi è parecchio. Chiaramente lo sforzo maggiore per il trasloco si è avuto negli ultimi 15 giorni, dove abbiamo logisticamente spostato l'operatività, tutti i sistemi software, l'hardware e quant'altro negli ultimi 15 giorni, quindi diciamo sono stati più intensi. Qual è stata quali sono state le linee guida per avere una sede sicuramente più comoda, più moderna? Avete puntato sicuramente su qualche elemento? Allora sì, assolutamente sì, anche perché se prendiamo in esempio la vecchia filiale, era piuttosto minuta rispetto a quelle che sono le attuali esigenze della clientela. Serviva una filiale più grande innanzitutto, quindi di superficie, ma con una disposizione piuttosto open space rispetto alla vecchia, che garantiva sicuramente la privacy ma non era più attuale per quanto riguarda le richieste della clientela, e quindi le esigenze clientelari. Ecco, quindi questo. Infatti, entrando non abbiamo visto sportelli, non abbiamo visto, quindi ci siamo detti: ma siamo in una banca? Sì, è il nuovo concept per quanto riguarda appunto le filiali degli istituti creditizi, dove prevale lo spazio aperto o comunque gli spazi più ampi, che comunque preservano la privacy, però danno una situazione meno ossessiva, però degli spazi stessi, perché purtroppo questo serve anche per
diciamo, per agire commercialmente, psicologicamente si crea una certa empatia e si lavora sicuramente meglio. Perfetto, esatto. Senta, due parole sul Presidente, perché lo vediamo sempre molto dinamico, molto attivo, lui insomma lo intervistiamo, però vorrei una voce del mondo dei suoi collaboratori. Assolutamente, lei stesso lo ha ben aggettivato, una persona molto dinamica, attenta, che comunque molto elastica, quindi si evolve, diciamo, o comunque segue le evoluzioni dei mercati, e quindi la stessa azienda, le politiche commerciali della nostra azienda, la nostra banca, comunque si evolvono e si strutturano in maniera elastica in base alle esigenze dei mercati. Noi auguriamo buon lavoro e che anche questa sera di Gioia del Colle vada per il verso giusto, come sicuramente lo sta facendo, e come ho detto prima è un buon padre di famiglia, dei figli che lo seguono, ed è veramente questo quello che dal di fuori, certo, io noto. Grazie, la ringrazio, grazie e buona serata. Ascoltiamo la parola di Dio che oggi dà significato a questo momento di inaugurazione del trasferimento della filiale della Banca del Credito Cooperativo di Sant'Eramo. E leggiamo un passo breve del Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù disse alla folla: guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni. Disse poi una parabola: la campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto. Egli ragionava tra sé: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: farò così, demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi, e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce davanti a Dio. Parola del Signore. Preghiamo. O Dio, che sei largo delle tue benedizioni a quanti nell'ambito della ricerca tecnica e scientifica si sforzano di operare con coscienza retta e illuminata, concedi a questi tuoi figli di saper individuare con il tuo aiuto valide soluzioni teoriche e pratiche per mettere il frutto della loro creatività al servizio del bene comune. Per Cristo nostro Signore. Amen. Buonasera a tutti quanti, chiedo scusa, abbiamo avuto un problema tecnico con il microfono, per cui sarò costretto ad alzare oltremodo la voce, però spero che mi sentiate il più possibile.
Grazie per essere venuti tutti quanti all'inaugurazione di questa nostra prestigiosa nuova sede di Gioia del Colle che ci accingiamo ad inaugurare questa sera, dove i nostri collaboratori, i nostri clienti, i nostri soci lavoreranno per i prossimi anni in maniera veramente esemplare e molto bella. Ci tenevamo in particolar modo a Gioia a fare un bel lavoro, a far sì che la filiale fosse veramente bella sotto ogni punto di vista, perché Gioia rappresenta la nostra seconda filiale di sempre come costituzione. Ricordavo prima alla giornalista che l'abbiamo inaugurata a luglio del 1992, sono passati 23 anni di presenza sul territorio di Gioia, lo dico con orgoglio perché 23 anni rappresentano un lasso di tempo veramente lungo. Vedo qua stasera molti clienti che sono stati storici, sono stati i primi a fruire dei nostri servizi dal 1992. Li saluto veramente con molta, molta simpatia. Oggi la filiale di Gioia ha dei numeri veramente importanti all'interno della sua attività. Abbiamo masse amministrate per circa 48 milioni di euro, quindi siamo prossimi ai 50 milioni, con oltre 2.000 rapporti accesi tra raccolta a breve, impieghi e depositi in genere, e quindi rappresentano un riferimento sicuramente importante nell'economia della nostra banca a livello generale. Avevamo bisogno di spazi nuovi, li abbiamo, avevamo bisogno di spazi più luminosi, li abbiamo, adesso bisogna lavorare sempre e bene per il prossimo futuro. La nostra missione continua sempre fortissima sul territorio e con grandi motivazioni, perché voi sapete che i nostri soldi che raccogliamo da Gioia li trasferiamo interamente alla comunità di Gioia e alle comunità dove operiamo. Non portiamo i nostri soldi al nord, rimangono sul territorio, anche e soprattutto come aiuti alle associazioni di chi ci fa richiesta, e su Gioia abbiamo tante iniziative che sponsorizziamo, lo vedete voi stessi dalle varie locandine, vanno dalla festa patronale di Gioia del Colle a tante iniziative sportive e culturali che vengono realizzate nel comune di Gioia. Non mi dilungo ulteriormente perché c'è molta gente fuori, la serata è molto calda, vi ringrazio nuovamente e auguro ai ragazzi della filiale di Gioia, auguro a tutti i nostri clienti, i soci di Gioia, di poter operare molto bene nei prossimi anni, e vorrei anche ringraziare in maniera particolare il nostro pittore di Gioia, Don Vito, che ho avuto il piacere di conoscere. Voi vedete, venga qui per favore. Ha realizzato, lui è molto famoso e abbiamo avuto il piacere di far sì che lui ci fornisse una serie di stampe molto molto belle, complimenti davvero, grazie. Complimenti davvero, che impreziosiranno oltremodo la nostra struttura. Poi, come potete notare, sempre negli ultimi anni è ricorrente la nostra gigantografia della sede, il palazzo più bello di Sant'Eramo, la sede centrale, la sede storica, e in omaggio al territorio che ci ospita, l'elemento più rappresentativo del comune di Gioia, in questo caso il castello molto bello di Gioia. Di modo che ogni giorno che i gioiesi entreranno nella nostra banca avranno Sant'Eramo e Gioia sempre di fronte. E anche le opere del nostro pittore Don Vito. Grazie ancora. Grazie ancora e buona serata.